Apriamo con l'ampia pagina dedicata alla cronaca il nostro telegiornale. Viene fermato ad un posto di controllo ed invitato ad esibire patente e libretto di circolazione. Peccato però che l'assicurazione era scaduta. Inevitabile il sequestro dell'auto e multa in arrivo. Questa la brutta disavventura, se possiamo definire, capitata al sindaco di Montallegro, Pietro Baglio, fermato nel corso di un maxi controllo del territorio effettuato dagli agenti del commissariato frontiera di Porto Empedocle, coordinati dal vicequestore aggiunto Cesare Castelli. Il primo cittadino del comune agrigentino è stato pizzicato e lui stesso è rimasto sorpreso quando uno dei poliziotti gli ha fatto notare che esibiva sul parabrezza il tagliando della assicurazione scaduto. Baglio, come giustificazione, avrebbe spiegato di aver dimenticato a ritirare l'assicurazione e che avrebbe pagato subito la multa. I militari dell'arma della stazione di Camastra hanno tratto in arresto Gioacchino Di Rocco, 49 anni, del luogo già noto alle forze dell'ordine, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, dovendo lo stesso espiare la pena definitiva di un anno di reclusione, in quanto giudicato colpevole del reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza, fatti questi commessi nell'anno 2009. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari e messo a disposizione della competente autorità giudiziaria. A Ribera invece i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Sciacca hanno arrestato Maria Sedita, 45 anni, del luogo già noto alle forze di polizia, resasi responsabile del reato di evasione. La donna, benché sottoposta agli arresti domiciliari, è stata sorpresa fuori dalla propria abitazione. L'arrestata, dopo le formalità di legge, è stata accompagnata presso la propria abitazione e sottoposta al regime dei domiciliari e messa a disposizione della competente autorità giudiziaria. I poliziotti di quartiere sono intervenuti stamane in via Piazza Armerina a Caltanissetta dopo che sulla linea di emergenza 113 era stata segnalata una lite tra due uomini. Gli agenti che stavano effettuando un controllo nelle adiacenze hanno individuato un uomo di 50 anni che ha richiamato la loro attenzione riferendo che poco prima aveva avuto un acceso diverbio con un suo conoscente che lo accusava di avere rapporti sentimentali con la moglie dalla quale è separato. Nel frattempo si avvicinava un altro individuo di 35 anni, il quale riferiva agli agenti di essere stato aggredito poco prima del loro arrivo dal cinquantenne con un bastone. Circa i motivi dell'aggressione, l'aggredito riferiva di aver sospetti che il cinquantenne intrattenesse una relazione con la propria moglie, dalla quale si è da poco separato, e che vedendolo in piazza Armerina si era avvicinato a lui per discutere civilmente e per chiarire la situazione. A quel punto il cinquantenne lo aggrediva. I poliziotti procedevano così a perquisire il mezzo dell'aggressore e nascosto sotto il sedile anteriore, lato passeggero della macchina, hanno trovato un bastone in PVC ricoperto di nastro adesivo della lunghezza di 45 cm e il diametro di 4 cm con il quale l'uomo aveva aggredito e percosso poco prima il presunto rivale in amore. Condotto l'aggressore in questura, veniva denunciato alla Procura della Repubblica di Caltanissetta per il reato di porto di oggetti atti ad offendere e a seguito di querela presentata all'aggredito anche per minaccia. Il bastone in PVC è stato posto sotto sequestro. 6 mesi di reclusione sono stati inflitti dal giudice monocratico del Tribunale di Agrigento Francesco Paolo Pizzo a 3 palmesi riconosciuti colpevoli di lesioni, minaccia e ingiuria. Si tratta di Calogero Bellia, 33 anni, Antonino Chiazza, di 30, e Pietro Lupo, di 32. La vicenda risale al 2009. I tre imputati, un quarto, Giuseppe Castronovo, in precedenza ha patteggiato la pena, avrebbero incontrato un poliziotto per strada, libero dal servizio ed in compagnia della fidanzata, e riconoscendolo lo avrebbero prima insultato e poi aggredito a calci e pugni. Il giudice inoltre ha stabilito che 4 palmesi dovranno risarcire il danno all'agente che si è costituito parte civile. I carabinieri della stazione di Baucina e la procura di Termini Imerese hanno tratto in arresto Mario Patti, 27 anni, e Claudio Barbaro, di 26, ritenuti presunti responsabili di rapine perpetrate in danno di istituti di credito. A Barbaro e Patti sono addebitate le rapine alla banca Carige di Baucina lo scorso 24 ottobre, che fruttò un bottino di 10.000 euro, poi all'Unicredit di Cimin il 25 ottobre, quando il colpo in quella circostanza fallì, e poi alla banca Monte dei Paschi di Siena di San Giovanni Gemini lo scorso 4 novembre.
Potrebbero essere le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza a dare un contributo al fine di dare un volto ed un nome ai sicari che lunedì sera in Piazza Crispi a Naro hanno ucciso il commerciante Salvatore Tito Terranova. Il particolare. E dalle diverse telecamere di videosorveglianza installate in piazza Francesco Crispi a Naro che gli investigatori cercano indizi per dare un volto ai sicari di Salvatore Terranova, detto Tito, il commerciante di 58 anni, assassinato lunedì sera nel paese della Fulgentissima con 3 colpi di fucile a pallettoni sparati da distanza ravvicinata. Già nelle ore immediatamente dopo al delitto, ovvero durante la nottata tra lunedì e martedì, i carabinieri della stazione di Naro, unitamente a quelli della compagnia di Licata, competenti territorialmente, e i colleghi del reparto operativo del comando provinciale di Agrigento, hanno provveduto ad acquisire le registrazioni di tutte le telecamere di videosorveglianza presenti sul luogo in cui è stato assassinato il commerciante in piazza Crispi. Gli investigatori, che mantengono uno strettissimo riservo sulle indagini, non dicono quanti occhi elettronici ci sono in piazza Crispi, ma è certo che sono più di uno. Ebbene, da qualche giorno alcuni dei carabinieri che indagano sull'omicidio stanno visionando quelle immagini per scoprire se ci sono indizi utili, se in qualche frame si vedono i killer in azione o perlomeno l'auto o la moto utilizzate per la fuga subito dopo aver portato a termine la missione di morte. Inevitabile allora che qualora dalle immagini emergesse qualche spunto utile, ciò potrebbe segnare una svolta nelle indagini sull'assassinio di Salvatore Tito Terranova. Gli investigatori sarebbero cautamente ottimisti sulla possibilità, perlomeno, di ottenere un aiuto proprio dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. Inoltre stanno provando a verificare se, oltre a quelle individuate in Piazza Crispi, ci siano altre telecamere nelle zone immediatamente limitrofe. Panico e paura. Ieri sera intorno alle 19 nel centro abitato di Aragona, a seguito dello scoppio di una caldaia che ha innescato un vasto incendio che si è esteso al primo piano di uno stabile. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, è accaduto tra le vie Madre Teresa di Calcutta e Cirasa. Dopo il forte boato, i residenti della zona sono scesi in strada, colti dal panico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento con 2 autobotti ed una scala, unitamente ai carabinieri della stazione di Aragona. Ci sono volute alla fine un paio d'ore prima che i pompieri potessero avere ragione delle fiamme. Stando ad una prima ricostruzione, l'incendio si è sviluppato da un magazzino dove all'interno vi era collocata la caldaia. In pochi attimi, anche per la presenza di una catasta di legno, le fiamme si sono estese aggredendo l'abitazione al piano superiore. I danni sono in corso di quantificazione. Avevano preso parte ad una iniziativa della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, sulla vicenda che riguarda l'IMU agricola, ma all'uscita dall'assemblea che si è svolta nell'aula consiliare del comune, gli agricoltori hanno trovato tutte le loro auto multate per divieto di sosta. È quanto accaduto ad una 60 di agricoltori di Naro che erano stati invitati alla manifestazione No IMU sui terreni che si è svolta in comune e che ha visto tra gli altri la partecipazione del segretario regionale della Confederazione Italiana Agricoltori Giovanna Castagna. All'uscita, a tarda sera, gli agricoltori naresi hanno trovato sul parabrezza multe da 45 euro elevate dai vigili urbani perché avevano lasciato le loro auto parcheggiate nella piazza antistante il municipio, dove peraltro ci sono diversi divieti. Una delegazione di agricoltori si è quindi recata al comando della Polizia Municipale del paese della Fulgentissima chiedendo spiegazioni, ma i vigili ovviamente hanno allargato le braccia, come a dire non possiamo farci nulla. Prosegue senza sosta l'inchiesta sul Consiglio Comunale di Agrigento, sul piano regolatore generale e sulle prescrizioni esecutive. Ieri il procuratore aggiunto Ignazio Fonzo e il sostituto procuratore della Repubblica Alessandro Macaluso hanno interrogato l'ex consigliere comunale Michele Mallia, lo stesso cioè che sabato scorso, 14 febbraio, aveva indetto una conferenza stampa per parlare proprio di anomalie dello strumento urbanistico, dichiarandosi altresì disponibile a mettersi a disposizione della Procura. L'interrogatorio, come detto, si inquadra nel contesto dell'inchiesta che ipotizza il reato di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, culminata con il sequestro di tutti gli atti dello strumento urbanistico e delle prescrizioni esecutive, avvenuto lo scorso 4 febbraio, quando personalmente Fonzo e Macaluso varcarono il portone d'ingresso di Palazzo dei Giganti, unitamente agli uomini della Digos, al fine di eseguire il provvedimento.
Due ragazzi sono rimasti coinvolti in un incidente frontale avvenuto lungo la statale 189. I conducenti delle due Fiat Punto, uno di Aragona, l'altro di Campofrango, entrambi ventenni, sono stati ricoverati all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per gli accertamenti sanitari del caso. Sul posto del sinistro sono intervenuti i militari dell'arma del nucleo operativo radiomobile di Agrigento. Al processo Borsellino Quater, in corso di svolgimento al Palazzo di Giustizia di Caltanissetta, ha deposto il nuovo pentito Vito Galatolo. Il collaboratore di giustizia avrebbe riferito che l'ex capo della mobile, Arnaldo La Barbera, che faceva parte del pool ai tempi in cui procuratore capo a Caltanissetta c'era Giovanni Tinebra e Ilda Boccassini, era sul libro paga dei Madonia. Arnaldo La Barbera, capo della squadra mobile di Palermo, nel periodo delle stragi era sul libro paga dei Madonia. A rivelarlo il neo collaboratore di giustizia Vito Galatolo, deponendo a Caltanissetta al Borsellino Quater. In aula Galatolo ha affermato che la circostanza gli fu riferita prima del dicembre del 91 dallo zio Giuseppe Galatolo, che all'epoca era ai domiciliari. Più volte La Barbera, deceduto da alcuni anni, è stato visto nella zona di Via D'Amelio ed è un particolare che spesso era oggetto di discussione con i Madonia, ha dichiarato Galatolo, il quale ha detto ancora che Gaetano Scotto, il boss della Ranella, era in contatto con i servizi segreti che avevano un ufficio al Castello Utveggio. L'ex boss dell'Acqua Santa ha parlato anche di un'attività di posteggiatori che la sua famiglia gestiva nella zona in cui si verificò la strage di Via D'Amelio. Tutino, dopo Capaci, invitava a non frequentare quella zona, ma non sapevamo perché, ha dichiarato Galatolo, secondo cui suo padre, all'epoca della strage di Via D'Amelio, era detenuto all'Asinara e si arrabbiò per l'attentato contro il giudice Borsellino. A chi dobbiamo ringraziare, gli disse, per questo regalo, ha affermato Galatolo. Lo scorso novembre chiese di parlare con il pubblico ministero Nino Di Matteo perché non voleva che si verificasse una catastrofe. E non appena seppe che Vincenzo Graziano era stato scarcerato, decise di parlare con i magistrati e di avvisarli perché sapeva che Graziano era in possesso di una gran quantità di esplosivo. Lo ha detto il neo collaboratore di giustizia Vito Galatolo, deponendo a Caltanissetta al processo per la strage di Via D'Amelio. Galatolo, interrogato dai PM del capoluogo siciliano, che lo valutano attendibile, ha parlato del progetto di un attentato contro Nino Di Matteo, uno dei pubblici ministeri del processo per la trattativa Stato-mafia. L'input per il piano, secondo il pentito, sarebbe venuto dal boss latitante trapanese Matteo Messina Denaro. Galatolo ha detto di aver deciso di collaborare con la giustizia per dare un futuro ai suoi figli, ne ha uno di 18 mesi. La sua famiglia ha consentito alla sua collaborazione, in particolare la moglie e i figli che sono la sua forza. Ha deciso anche di collaborare con i magistrati per evitare tutto ciò che stava per succedere. Il pentito ha sostenuto di non aver commesso omicidi, si trova in carcere con l'accusa di estorsione e associazione mafiosa. Galatolo non ha escluso che la sua famiglia, durante il periodo delle stragi, possa avere avuto dei rapporti con i servizi segreti. Al fondo Pipitone, dove abitava, si riuniva il gota di Cosa Nostra e a volte venivano anche altre persone. Per una famiglia mafiosa mantenere contatti con uomini dei servizi segreti significava ottenere una sorta di protezione. Si potevano ottenere informazioni su eventuali indagini, blitz, arresti, prima che venissero compiuti. Il processo è stato rinviato al prossimo 4 marzo alle 10.30. Videogiochi legali, almeno in apparenza, trasformati con il tocco di un semplice tasto in slot machine non autorizzate. Per questa ragione, davanti al giudice Emanuela Matta, è finita la titolare di una sala giochi di Via Venezia. Il sistema scoperto durante gli accertamenti effettuati dagli agenti della squadra mobile di Caltanissetta dagli operatori locali della SIAE sarebbe servito ad evitare i controlli amministrativi. Ci siamo subito accorti, ha spiegato in aula l'agente della mobile, sentito come testimone, che quei videogiochi ammessi dalla normativa cambiavano schermata trasformandosi in slot non autorizzate. Davanti alle nostre contestazioni, la titolare, avvertita dalla figlia, ha ammesso tutto. Il meccanismo artigianale messo a punto per consentire l'avvio delle slot sarebbe stato realizzato attraverso l'uso di alcune calamite successivamente sequestrate. La ricostruzione effettuata in aula dai testimoni è stata contestata però dal legale di fiducia dell'imputata, l'avvocato Salvo Macri. Proprio la difesa ha chiesto di sottoporre a perizia o eventualmente ad un esperimento giudiziale le slot finite sotto sequestro. Una richiesta giustificata
nel tentativo di comprendere meglio il meccanismo scoperto durante i controlli. Intanto il giudice ha deciso di rinviare alla prossima udienza fissata per il 23 di settembre. Un operaio di Serra di Falco, Luigi Lazzaro, di 60 anni, è stato assolto con formula piena dall'accusa di aver creato una discarica abusiva nel proprio terreno. Il provvedimento porta la firma del giudice monocratico del Tribunale di Caltanissetta, David Salvucci. Lazzaro era difeso dall'avvocato Gaetano Costa. Secondo l'accusa, avrebbe creato nel suo terreno di contrada Paolotti una discarica abusiva in un'area di circa 350 metri quadri nel suo terreno, un'area nella quale gli organi inquirenti avevano ritrovato copertoni, elettrodomestici, carcasse di automobili, lavatrici e materiale ferroso. Il pubblico ministero aveva chiesto per l'operaio Serra di Falchese la condanna a 6 mesi e il pagamento di un'ammenda di 2.500 euro. L'avvocato Costa però ha dimostrato che quell'area non sarebbe stata adibita a discarica dal suo assistito. Alla fine il giudice monocratico ha ritenuto dover accogliere la tesi difensiva sostenuta dal legale dell'operaio di Serra di Falco, che dunque lo ha assolto disponendo anche il dissequestro e la restituzione dell'area che era stata prima sequestrata. Beni per complessivi 2.450.000 euro sono stati confiscati dalla DIA, Direzione Investigativa Antimafia di Caltanissetta, ad Angelo Losardo, 61 anni, di buon pensiere, ritenuto uno dei personaggi storici di Cosa Nostra della provincia di Caltanissetta. L'uomo è stato arrestato nel 1985 per associazione per delinquere di tipo mafioso e successivamente nel 1992 nel contesto dell'operazione Leopardo, in quanto indicato da collaboratore di giustizia quale appartenente all'organizzazione criminale. Risulta peraltro che abbia esercitato il suo controllo su tutti gli appalti pubblici. L'uomo era finito in manette anche nell'aprile del 2011 nell'ambito dell'operazione denominata Grande Vallone. Tra i beni confiscati 22 immobili, 7 rapporti bancari, 4 attività economiche e 3 autovetture. Cambiamo per un attimo argomento. Gli scranni di Sala d'Ercole ieri erano vuoti, appena 25 i deputati presenti in una riunione che tra l'altro prevedeva la votazione del decreto PDF. Vediamo il servizio. Torna il deserto a Sala d'Ercole. Ieri tra gli scranni, in una seduta che prevedeva la votazione del DPF, erano circa 25 i deputati presenti, di cui quasi la metà del Movimento 5 Stelle. E tutti gli altri assenteisti per un film andato in onda troppe volte sugli schermi di Palazzo dei Normanni. Non ci sono parole, hanno detto i deputati pentastellati, è una cosa incresciosa, specie se rapportata con la disastrosa situazione della Sicilia. A febbraio, oltre a questa inutile seduta lampo, ci sono state solo 2 sedute e ce n'è in calendario solo un'altra, visto che l'aula è stata convocata per giovedì. È evidente, continuano i deputati, che l'assenza di massa era stata concordata tra maggioranza e finta opposizione, visto che c'erano enormi vuoti un po' in tutti gli schieramenti. Per documentare il fenomeno assenteisti, il Movimento 5 Stelle ha chiesto all'Ufficio di Presidenza l'elenco dei presenti, seduta per seduta. L'elenco arriverà, ma solo cadenza trimestrale, a partire da aprile. Il Movimento 5 Stelle punta il dito anche contro l'arroganza della conduzione dell'Aula, che calpesta spesso e volentieri il regolamento, imbavagliando la democrazia. Non rispetta, dicono i deputati, praticamente mai quanto stabilito nella conferenza dei capigruppo e conduce in spregio al regolamento e senza alcun rispetto delle istituzioni. Venturino non ha nemmeno consentito di parlare, ex articolo 83, come invece era stato chiesto. Il mancato rispetto del regolamento finirà per pesare anche sui bilanci dell'Assemblea. Venturino, dicono i deputati, ha sciolto l'Assemblea per mancanza del numero legale, ma non avrebbe potuto farlo perché nessuno lo ha richiesto. Avrebbe dovuto invece far votare, cosa che gli avrebbe permesso di constatare la mancanza del numero legale. Ma in quel caso sarebbero scattate le penalità per gli assenti, circa 250 euro a persona, che moltiplicati per il numero degli assenti avrebbe prodotto un risparmio per le casse pubbliche di circa 16.000 euro. Accogliendo le istanze dei difensori, gli avvocati Annalisa Russello ed Angelo Farrugia, il GIP del Tribunale di Agrigento, Alessandra Vella, ha revocato la misura dell'obbligo di firma imposto al medico legale Gianfranco Pullara di Agrigento, coinvolto nell'inchiesta della Digos alla quale venne dato il nome di La Carica delle 104. Gli avvocati Russello e Farrugia hanno rilevato l'affievolimento delle esigenze cautelari e l'assenza del pericolo di reiterazione dei reati contestati.
Quattro extracomunitari ospiti del centro di accoglienza di Pian del Lago a Caltanissetta sono stati sorpresi dai militari della Guardia di Finanza a vendere nel mercato che si tiene ogni settimana nella zona pacchetti di sigarette che vengono assegnati giornalmente ad ogni ospite della struttura e che avevano accumulato nel tempo. I militari hanno sequestrato 80 pacchetti di sigarette e denunciato i quattro uomini per illecita e abusiva commercializzazione di tabacchi. I carabinieri hanno arrestato la moglie del boss, Angelo Antonio Pipitone, Franca Pellerito, 63 anni, e le figlie Epifania di 34, Graziella di 43, Angela Conigliaro, per trasferimento fraudolento di valori e il favoreggiamento reale. Ad emettere il provvedimento è stato il GIP del Tribunale di Palermo Lorenzo Iannelli a conclusione di una prolungata attività investigativa condotta dai magistrati della DIDIA di Palermo. Gli arresti sono la prosecuzione dell'operazione Destino dello scorso settembre, quando erano stati scoperti gli autori di un incendio doloso di una stalla nelle campagne di Carini, dell'uccisione a colpi d'arma da fuoco di alcuni animali che vi erano custoditi, commessi a scopo estorsivo la notte di Capodanno 2013. È stata fatta luce sulle operazioni per intestare in modo fittizio ad Angelo Conigliaro un terreno di un ettaro e 75 che si trova a Carini del valore di 250.000 euro riconducibile alla stessa famiglia mafiosa. Gli investigatori hanno ricostruito le varie fasi della trattativa per l'acquisto del terreno con il coinvolgimento di un avvocato che avrebbe prestato la propria opera professionale con la consapevolezza di aver agito nell'interesse di Angelo Antonino Pipitone. Ubriaco del tutto, alla guida della sua auto, provoca un incidente stradale, per fortuna senza ferite. Adesso per un agrigentino di 48 anni scatta l'accusa di guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche. L'episodio risalirebbe alla scorsa notte, allorquando l'automobilista al volante della sua Toyota Yaris, mentre stava percorrendo la via Gioeni, ha perso il controllo del mezzo per poi andarsi a schiantare contro una Volkswagen Passat che era parcheggiata in quel momento lungo l'arteria. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Volante della Questura di Agrigento, diretti dal commissario capo Tommaso Amato, i quali, dopo aver prestato i primi soccorsi alla vittima, hanno percepito che qualcosa non andava. Così hanno sottoposto l'agrigentino al test dell'etilometro, al termine del quale è risultato essere positivo. Il suo tasso alcolemico infatti era ben 4 volte al di sopra di quello che è consentito dalla legge. Per l'automobilista agrigentino scattava così la denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica di Agrigento e, come se non bastasse, gli è stata ritirata pure la patente di guida. Il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle all'Arsa esprime solidarietà all'assessore alle politiche sociali del Comune di Bagheria, Maria Puleo, vittima di aggressioni verbali da parte di alcuni cittadini che poi hanno distrutto una vetrata degli uffici dei servizi sociali. Azioni del genere, dal chiaro sapore intimidatorio, affermano i deputati, non fanno altro che ottenere l'effetto opposto, rafforzando la determinazione dei nostri rappresentanti ad andare avanti per realizzare quell'azione di profondo cambiamento e di rottura col passato che faceva parte dei programmi elettorali del Movimento 5 Stelle. Cambiamo argomento, è stata alquanto proficua la riunione del Consiglio Comunale straordinario di Canicattì celebratosi ieri sera. I 21 consiglieri presenti infatti all'unanimità hanno votato l'atto con il quale viene chiesto al sindaco di far ritornare le reti al comune. Sentiamo il consigliere del Partito Democratico Antonio Maira. Oserei dire con atto di responsabilità, 21 consiglieri su 21, quindi all'unanimità, ieri sera nel Consiglio Comunale avete votato l'atto con cui invitate il sindaco a far ritornare le reti al comune, quindi all'acqua pubblica. Sì, effettivamente ieri si è consumato un consiglio straordinario proposto dal sindaco tendente a far ritornare la gestione del servizio idrico pubblico. Siamo tutti rimasti un po' storditi da questa volta faccia del sindaco, perché sino a qualche settimana fa lui si era prodigato per, in senso contrario. Ci ha stranizzato e ci ha meravigliato. Però noi veramente, con senso di responsabilità a tutti, in prima la minoranza, poi anche la maggioranza che si è trovata in difficoltà, perché anche
i colleghi di maggioranza hanno dovuto fare una scelta inversa rispetto a quella che hanno fatto 15 giorni fa. Abbiamo accolto questa proposta, l'abbiamo autorizzato, in sostanza ormai il sindaco si è impegnato, lo abbiamo impegnato a preparare, a predisporre tutta la documentazione, il dirigente lo dovrà fare, la giunta municipale lo dovrà fare, il sindaco si impegna a fare ritornare indietro la rete pubblica dei Canicattì e quindi gestire in house questo servizio. Questa proposta, per la verità, noi della minoranza è da 3 anni che l'abbiamo sostenuta, l'abbiamo promossa, l'abbiamo costantemente sostenuta in modo da far capire al sindaco, finalmente ci è arrivata a questa decisione. Però lui ancora dovrà dimostrare effettivamente che ha la volontà politica di arrivare a questa soluzione. Io tra l'altro l'ho invitato ieri sera a predisporre alcuni pullman per il giorno 7 di marzo, che ci sarà una manifestazione pubblica indetta da altri proprio per questo problema, e quindi se lui vuole dovrà prodigarsi e dimostrare che è veramente sulla retta via, e quindi mettere a disposizione dei cittadini questi pullman per far sì che i cittadini stessi hanno la volontà di recarsi ad Agrigento e protestare per la situazione che Girgenti Acqua ha creato a Canicattì. Voglio augurarmi che continuerà intanto a risolvere questo problema del ritorno del servizio pubblico a Canicattì e non insistere nel volere consegnare il 3 sorgente a Girgenti Acqua. Il sindaco di Delia, Gianfilippo Bancheri, ha inviato una lettera di auguri al nuovo commissario capo del commissariato di Licata, Marco Alletto, al quale lo lega una profonda amicizia fin dall'infanzia. Caro Marco, inizia la lettera, la notizia della tua assegnazione come commissario capo della Polizia di Stato al commissariato di Licata mi riempie di immensa gioia. In questo momento mi sento emozionato, soprattutto orgoglioso di te, dell'amico fraterno con cui ho condiviso tantissimi momenti felici e meno felici. Le immagini che mi passano per la mente sono tantissime, i nostri comuni amici, la comitiva, la scuola da bambini, gli hobby, le passioni e soprattutto i valori e i principi che ci hanno sempre accomunati, ovvero il senso dello Stato e delle istituzioni, il rispetto della legalità, la dignità umana e professionale, la serietà e la correttezza. Caro amico, signor commissario, è così che ti devo chiamare ora, ti faccio i miei più sinceri e migliori auguri di buon lavoro, di una splendida, meravigliosa carriera, con l'espressione della mia stima, amicizia e affetto. E il Presidente del Consiglio Comunale di Licata, Saverio Pratamone, saluta il nuovo dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza, il Commissario Capo Marco Alletto, che prende il posto lasciato vacante dal Dottor Giovanni Minardi. Al Dottor Alletto, col quale ancora non ho avuto modo di incontrarmi, dichiara Pratamone, a nome mio personale del Consiglio Comunale, do il benvenuto a Licata, assicurandogli sin da subito tutto il nostro appoggio per il servizio che saprà garantire alla nostra comunità. Gli operatori ecologici del cantiere di Contrada Petrillo Calandra di Canicattì hanno avuto ieri un incontro con il prefetto di Agrigento Nicola Diomede. Sentiamo uno di loro, Salvatore Provvidenza. È inevitabile che la vicenda dei lavoratori della Dedalo approdasse sul tavolo del prefetto di Agrigento. Ieri siete stati ricevuti da Sua Eccellenza, il dottor Diomede. Che cosa è emerso? Intanto dobbiamo fare un plauso al prefetto per la sua disponibilità e per quello che si è riuscito a fare ieri, nel senso che grazie alla mediazione del prefetto siamo riusciti a trovare, diciamo, un punto d'incontro, quantomeno non dico che sia risolutivo totale, però quantomeno abbiamo aperto uno spiraglio per quello che sono le vicende inerenti agli arretrati che la Dedalo deve ai dipendenti e per quanto riguarda il presente attuale, quelli con il sindaco Vincenzo Corbo. Ci riteniamo quantomeno soddisfatti dell'incontro, perché da lì è emerso che per quanto riguarda le spettanze di gennaio il sindaco Vincenzo Corbo si è impegnato entro stamattina a fare un versamento per poter esaudire le nostre richieste. Invece per quanto riguarda il regresso, quello che noi dicevamo avanti ieri nello sciopero, abbiamo ancora dei punti interrogativi da chiarire, che verranno quantomeno, spero, chiariti nell'incontro che si terrà lunedì alla sede di
di Ravanusa della Tutela Ambiente, assieme ai commissari, al commissario liquidatore che Miceli e i sindaci, quelli interessati diciamo, nella problematica in essere. Per quanto riguarda lo sciopero invece, che avevate programmato? Per quanto riguarda lo sciopero, intanto è stato confermato per lunedì e martedì uno sciopero all'estensione totale dei servizi, esclusi quelli essenziali. Speriamo di poter raggiungere l'accordo prima di lunedì, stando ai fatti che dice il sindaco Vincenzo Corbo, che si è impegnato a fare questo versamento. Se abbiamo le carte in regola, quindi per poter revocare lo sciopero, che ben venga, altrimenti rimaniamo sui nostri piedi. Altresì volevo pure chiarire un aspetto un po' alquanto anomalo stamattina letto sul giornale, che il sindaco già ieri aveva versato 300.000 euro, che non era quanto vero. Se versamento ci deve essere, verrà fatto stamattina, ma ieri non era ancora neanche in procinto di fare versamenti, quindi disdico. Smentisco quello che è scritto sul giornale e lo confermo stamattina. Aspettiamo ulteriori sviluppi entro la mattinata. Risistemata questa mattina a Sciacca la statua dedicata al regista Pietro Germi, danneggiata nei giorni scorsi in piazza Gerlando Noceto, dove si trova collocata. Ne dà notizia l'assessore alla cultura Salvatore Monte. Ad eseguire la manutenzione l'artista Gabriele Venanzi e il presidente dell'associazione culturale Pietro Germi, Vincenzo Raso. È il secondo atto vandalico che la statua subisce. Da domani infine sarà sottoposta a vigilanza. Il consigliere comunale dell'UDC Giuseppe Tumminelli ha presentato un'interrogazione indirizzata al sindaco di Caltanissetta Giovanni Ruvolo e agli assessori Boris Pastorello e Pietro Cavaleri, chiedendo se l'amministrazione intende attivarsi per stipulare una polizza assicurativa contro azioni criminose a danno degli anziani. Regna la confusione tra gli utenti in merito alla vicenda legata a quanto stabilito dalla regione Campania prima e da quella siciliana dopo, in merito alle tre tipologie di corsi OSS. Ne abbiamo parlato con il direttore dell'ERAP, Pietro Asaro. Presidente, si è fatto un po' di confusione tra l'utenza per quanto concerne la legge emanata dalla regione Campania ad inizio del 2014 e quello che dice la regione Sicilia nel novembre dello stesso anno. Più che confusione tra quello che è in delibera della Regione Campania e dell'assessorato regionale della Regione Campania e quello che viene fatto in Sicilia, la confusione non l'hanno creata la Regione, ma soprattutto alcuni enti di formazione che hanno fatto, e mi assumo la responsabilità di quello che dico, aggiotaggio di mercato, creando confusione all'utenza e alimentando confusione in un settore in cui già di fatto un po' di confusione c'era, di fatti. Noi nel gennaio del 2014 veniamo autorizzati dalla Regione Campania a svolgere i corsi OSS in Sicilia. Tre tipologie. Tre tipologie, sottolineo tre tipologie di corsi OSS, quindi il consorzio ERAP, il consorzio che raggruppa 60 enti in tutta la Sicilia, da gennaio 2014 ha fatto i corsi e ad oggi ha fatto anche, in alcuni casi anche gli esami per quanto riguarda tre tipologie di corsi OSS e sono: uno, il corso intero di 1.000 ore che noi abbiamo regolarmente svolto nel 2014 in vari punti della Sicilia, il corso di riqualifica da OSA ad OSS di 400 ore e poi terzo tipo di corso, il corso da OSS a operatore sociosanitario specializzato, volgarmente chiamato Super OSS. Fin lì ci può stare tutto. Nell'ottobre o novembre circa del 2014 la Regione Sicilia, tramite una circolare emanativa, tramite un decreto del dirigente, emana il fatto di poter fare le riqualifiche, solamente le riqualifiche, quindi stiamo parlando di solo un tipo di corso, ad alcuni enti regionali. Quindi non dice l'assessorato regionale di poter fare la riqualifica a tutti gli enti, perché se fosse così tutti potrebbero fare la riqualifica di 420 ore. Quindi l'assessorato regionale siciliano alla sanità autorizza alcuni enti a fare la riqualifica OSS, quindi il corso OSS di 420 ore, e lì ne nasce una confusione di mercato, perché moltissimi enti che non sono stati mai autorizzati da nessuno millandano il fatto di poter fare il corso OSS o addirittura la riqualifica. Così non è, perché ad oggi la Regione Sicilia solamente per quanto riguarda la riqualifica da OSS ad OSS
ha autorizzato alcuni enti di formazione. Quindi noi stiamo dando con tutti i nostri centri chiaramente possibile a tutta l'utenza in tutta la Sicilia per chiarire una volta di più questa vicenda. Ribadisco ancora di più che ad oggi noi siamo con la Regione Campania a fare tre tipologie di corsi validi ai sensi della legge 845/78, quindi tutti i corsi fatti con noi sono validati in tutto il territorio nazionale. Le millandrie di qualcuno che dice che i corsi fatti con la Campania non sono validi sono passibili di querela e siamo pronti a denunciare chi va dicendo che i corsi fatti con la Regione Campania non hanno nessuna validità. I corsi fatti con la Regione Campania sono validati ai sensi della 478/85 e quindi, scusate la legge, la ripeto, la 845/78, e quindi l'utenza può stare tranquilla con i corsi fatti con il consorzio regionale ERAP che è presente in tutta la Sicilia. Oggi pomeriggio, con inizio alle ore 18 presso la sala convegni di Palazzo Stella a Canicattì, su iniziativa di agricoltori e proprietari di terreni agricoli, si svolgerà una riunione per discutere sulla vicenda legata al pagamento dell'IMU sui terreni agricoli, in quanto ritenuta una tassa iniqua che, qualora venisse applicata, determinerà un ulteriore aggravamento del settore agricolo, il deprezzamento dei terreni e l'azzeramento degli investimenti in agricoltura. Tutti gli agricoltori e i proprietari di terreno sono ovviamente invitati a partecipare. Sempre oggi pomeriggio alle 18 presso la sala Virgilio del Centro Polivalente per i Servizi Socioculturali sarà presentato il libro Quando non c'era Papa Francesco, storia di un'esperienza religiosa in terra di Sicilia, scritto da Damiano Zambito. Interverranno Carmela Burgio, Vito Coniglio, il sindaco di Campobello di Licata Giovanni Picone e lo stesso autore. L'organizzazione e la presentazione del libro sono state curate dal Comune di Campobello, che ne ha patrocinato l'evento culturale. E si svolgerà invece domani a Canicattì dalle 18 a Palazzo Stella l'incontro organizzato dall'Associazione Insieme per gli Altri. Il tema dell'incontro è famiglia e vita. Relatori saranno Dumbaldo Reina, rettore del seminario di Agrigento, e Rosetta Rao, presidente del Movimento per la Vita di Palermo. Martedì 24 febbraio invece alle 15.30 al primo circolo didattico Mario Rapisardi di Canicattì si terrà un corso di formazione su manovre di disostruzione pediatrica e le regole del sonno sicuro, tenuto dall'autoressa Sollami della Croce Rossa Italiana, sede di Caltanissetta. Il corso è rivolto ai genitori della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e relativi docenti. A Roma si stringono accordi e alleanze in vista delle prossime elezioni amministrative di maggio. Ad Agrigento invece si brancola nel buio. Ad Agrigento sono molti i punti di domanda e, stando all'apparenza, si brancola nel buio rispetto a chi si candida e con l'appoggio di chi a Roma ci si incontra e si stringono accordi. A quanto pare infatti si sarebbero incontrati i senatori Francesco Scoma e Giuseppe Rubolo, rispettivamente Forza Italia PDL e GAL, con il parlamentare Riccardo Gallo di Forza Italia PDL, con il chiaro obiettivo di stringere un accordo in vista delle prossime amministrative della Città dei Templi in programma a maggio. E a quanto pare l'accordo sarebbe stato già raggiunto non soltanto per la Città dei Templi, ma addirittura per il rinnovo dei sindaci nei comuni della provincia di Agrigento dove si andrà a votare. Nessuna certezza, almeno per ora, per quanto riguarda l'attuale primo cittadino di Porto Empedocle, Lillo Firetto. Non è dato sapere se correrà per l'ambita poltrona di Palazzo dei Giganti, ovvero a sindaco di Agrigento, e soprattutto da chi sarà appoggiato. Così come non ci sarebbe certezza se Emanuele Dalli Cardillo sia il prescelto dei Grillini, né se Maria Iacono sia un'opzione definitivamente accantonata per il PD o quale sia il nome per la coalizione Agrigento 2020. E così, mentre a Roma si discute, Agrigento cosa fa? Si cercano comparse e figurazioni speciali da inserire in uno spot per un importante marchio nazionale che sarà ambientato prevalentemente a Sciacca. L'assessore allo spettacolo Salvatore Monte rende noto che un'agenzia sarà domenica prossima, 22 febbraio, in città per fare il casting, che si svolgerà in collaborazione con il comune di Sciacca presso il circolo Unione di Via Vittorio Emanuele dalle 9.30 alle 17. In particolare si cercano bambini e bambine tra i 7 e i 12 anni, ragazzi e uomini tra i 18 e 70 e donne tra 40 e 70 anni.
Per organizzare al meglio la giornata di domenica è consigliabile inviare la propria candidatura indicando nome, cognome, data di nascita, contatto telefonico e allegando almeno una foto di riferimento entro domani, sabato 21 febbraio, all'indirizzo email castingsicilia.2015@gmail.com. La prestazione di chi verrà selezionato per le riprese sarà retribuita. L'assessore Monte ringrazia il presidente del Circolo Unione Panarisi per aver messo a disposizione i locali. E siamo adesso in chiusura a Canicattì, la farmacia di turno che garantirà il servizio serale e notturno per la giornata di oggi, venerdì 20 febbraio, è quella di Savatteri, sita in Viale Regina Margherita. Il recapito telefonico è lo 0922 85 17 43. Ecco, questo è tutto. Grazie per aver preferito l'informazione di Teleradio Canicattì. Appuntamento ai prossimi telegiornali. Buon proseguimento con i nostri programmi.